Oggi è il 1º maggio, la festa dei lavoratori. Voglio ricordare un grande lavoratore dello spettacolo, Marco Sciacaluga, un mio caro amico che purtroppo ci ha appena lasciato. Marco è stato regista al Teatro Stabile di Genova fino alla sua morte, dove ha fatto spettacoli fantastici, dirigendo attori meravigliosi come Lina Volonghi, Ferruccio De Ceresa, Mariangela Melato, Eros Pagni, in spettacoli come Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, Fedra di Racine, Arturo Uy, oppure Madre Courage di Brecht, Un mese in campagna di Turgenev con Andrea Jolason e Giampiero Bianchi, Gianna Piaz. Marco è stato un uomo, un giovane, intelligente, innamorato del teatro, innamorato degli attori, un uomo estremamente paziente con gli attori giovani. Ci mancherà molto. Ci ha regalato su Facebook 27 interventi questa estate, 27 pensieri che io vi invito ad andare a vedere sotto il Teatro Nazionale di Genova. Sono meravigliose riflessioni dove viene fuori tutta la sua intelligenza, cultura, ironia e amore per il teatro. Mi piace farvi ascoltare come lui ha letto la poesia della grande poetessa polacca Szymborska sul teatro. Vi ringrazio. Per me l'atto più importante della tragedia è il sesto, il risorgere dalle battaglie della scena, l'aggiustare le parrucche, le vesti, l'estrarre il coltello dal petto, il togliere il cappio dal collo, l'allinearsi tra vivi con la faccia al pubblico. Inchini individuali e collettivi, la mano bianca sulla ferita al cuore, la riverenza della suicida, il piegarsi della testa mozzata. Inchini in coppia, la rabbia porge il braccio alla mitezza, la vittima guarda beata gli occhi del carnefice, il ribelle cammina senza rancore a fianco del tiranno. Il calpestare l'eternità con la punta della scarpina dorata, lo scacciare la morale con la falda del cappello, l'incorreggibile intento di ricominciare domani da capo. L'entrare in fila indiana di morti già da un pezzo, e cioè negli atti terzo, quarto e fra gli atti. Il miracoloso ritorno di quelli spariti senza traccia. Il pensiero che abbiano atteso pazienti dietro le quinte, senza togliersi il costume, senza levarsi il trucco, mi commuove più delle tirate della tragedia. Ma davvero sublime è il calare del sipario e quello che si vede ancora nella bassa fessura. Ecco, qui una mano si affretta a prendere un fiore. Là un'altra afferra la spada abbandonata. Solo allora una terza, invisibile, fa il suo dovere e mi stringe la gola.